tutti! L'occorrente che ci serve per fare questa scatola shabby chic è uno scatolo, colla vinilica, della stoffa, forbici, pistola della colla a caldo, merletti nastri vari, colore acrilico, un pennello. Come prima cosa taglio i lati dello scatolo, poi vado a levare tutto lo scotch che c'è sui lati, poi passo il colore acrilico grigio su tutti i lati dello scatolo e poi passo anche il bianco, così in modo da non coprire del tutto il grigio ma lasciare questo effetto shabby chic. Dopodiché prendo la mia stoffa e la vado ad appoggiare sullo scatolo per prendere la misura interna, quindi vado a mettere il disegno, diciamo, della stoffa sopra lo scatolo nella parte sottostante e con delle mollette mi aiuto a fare la forma, quindi vado a piegare e a fissare con le mollette i lati dove c'è più stoffa in modo da potermi regolare. Dopo giro lo scatolo, lo sfilo e inserisco all'interno la stoffa. Questo mi serve giusto per regolarmi della misura prima di tagliare. Ok, la mia va bene. Allora rigiro lo scatolo, rimetto la stoffa sopra. Ecco qua, adesso ho rimesso la stoffa precisamente come stava prima. Facendo così ho potuto pure tagliare la stoffa in più. Poi, visto che gli angoli c'è troppa stoffa, vado a togliere le mollette e a tagliare gli angoli, proprio come si vede dall'immagine. Non ho tagliato troppo vicino alla scatola, perché sennò poi rischio di tagliare troppo, ma ho lasciato qualche centimetro in più. Una volta fatto ciò, vado a levare la scatola e togliere anche tutte le mollette. Mi sistemo la stoffa in modo da poterlo poi incollare. Una volta sistemata per bene la stoffa, posso iniziare ad incollarla con la colla a caldo. Le mollette non le ho elencate nell'occorrente perché, diciamo, è opzionale se volete farvi aiutare dalle mollette oppure no. Io ho preferito farmi aiutare in modo da rendere più facile il tutto. Ovviamente se c'è la stoffa che sborda si taglia e ai lati si piega la stoffa. Adesso devo incollare anche l'interno. Visto che avevo piegato perfettamente la stoffa all'interno, seguo le pieghe, quindi vado a mettere la colla all'interno delle pieghe e poi faccio una piccola pressione e si incolla la stoffa sopra. Una volta finito, prendo questa specie di nastro e lo vado ad incollare dove finisce la stoffa, tutto intorno alla scatola. Fatto anche questo, prendo un altro nastro sul rosa e lo vado ad incollare al centro tra la stoffa e il nastro. Prendo dei fiocchetti fatti precedentemente e li vado ad incollare su ogni angolo. E un altro lo incollo al centro sul nastro e un altro l'ho incollato di lato alla scatola. Poi prendo un altro nastro di un altro colore, dello stesso colore del fiocchetto centrale, e lo vado ad incollare nella parte bassa della scatola. Ed ecco qui la mia scatola shabby chic pronta per essere usata. Fatemi sapere che cosa ne pensate scrivendo uno o più commenti qui sotto, lasciate un bel like se la scatola vi è piaciuta e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto.
Il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!